Impossibile non parlare di Hungry Hearts, il film di Saverio Costanzo in concorso che è costato intorno al 1 milione di euro, una cifra ridicola, ma è in assoluto uno dei più belli e più coinvolgenti degli ultimi anni. Una specie di horror formato famiglia. Indaga su un fenomeno di inquietante attualità. L'antimedicina, la New Age fai da te, le dottrine vegane esasperate che da ossessione diventano follia alimentare, patologie sociali che qui da noi in Occidente sono in crescita esponenziale. Lui è Adam Driver, che vedremo protagonista del prossimo Star Wars. Lei è l'imprescindibile Alba Rohrwacher. Sì, infatti proprio questo personaggio inizia mossa da un pensiero condivisibile. Lei vuole purificare il figlio, vuole cercare una medicina alternativa, vuole controllare tutto ciò che questo bambino mangia, non lo vuole esporre all'inquinamento, alla violenza di una città. In questo caso stiamo a New York, quindi il massimo della violenza che una città può rappresentare per un neonato. Però poi si chiude dentro un'ossessione e rimane vittima del suo stesso sentire, cioè questo amore assoluto che lei prova verso questo figlio, questo amore materno per la quale lei inizia a fare determinate scelte, in realtà si rivela un'arma a doppio taglio, perché questo personaggio si trasforma in una donna che mette a repentaglio la salute del proprio bambino. Tu sei una cosa grande, la cosa mi fa innamorare, una cosa quasi tu, guarda me, non mi innamora così, guarda no a te. Parte del merito è dell'attualità, è di Franzoso di avere con questa storia raccontato quel male, no? La possibilità che l'estremo, no? Estremizzare delle posizioni diventi così, cioè che possa poi provocare, come sempre l'ideologia poi provoca il male, no? E l'ossessione di Mina diventa un'ossessione oltre la ragione, diciamo così, e perciò ideologica anche in un certo senso, diventa sorda al mondo che le dice che forse non è giusto. I see how you treat my son. And I'm not gonna let you hurt my grandchild.